Non è che è una novità, ma non è una novità nemmeno in Italia. Abbiamo una situazione di emergenza in tutti i pronto soccorso della provincia di Salerno, non solo a Eboli. Forse mi diceva stamattina il responsabile del dipartimento, Chiuminto, che la situazione a Nocera è anche più complessa e più grave. Nel caso di Eboli ci sono solo due medici per il turno diurno e uno solo per il turno notturno di emergenza, per cui si sta attingendo a specialità affini. Cioè medici, chirurghi o altri medici che possono, diciamo, come dire, avere anche l'assicurazione, perché non puoi mettere un medico che non ha la copertura assicurativa. E ovviamente anche questo richiede una complessa organizzazione e anche un'incentivazione adeguata. Si parla di circa 100 euro all'ora di prestazione, ma non è quello il discorso, perché poi ovviamente tutto l'insieme dei provvedimenti che si prendono per mandare avanti un pronto soccorso poi incidono anche sulla funzionalità dei reparti. È ora che il governo prenda provvedimenti seri su questi punti, perché numero chiuso a medicina, stipendi dei medici, borse di specializzazione, possibilità che possono essere rese soltanto se si cambiano alcuni meccanismi normativi e legislativi a livello nazionale. Nel frattempo tutto quello che noi facciamo, che possiamo fare, sono concorsi a ripetizione e co che molto spesso risultano deserti o comunque con poca partecipazione.